A Roma il giorno della convention del PD, aperta dal segretario Epifani, che avverte il suo successore. Chiunque sia, rinnovi il partito. I tre candidati chiedono al governo di passare all'azione. È il momento di usare le nostre idee, dice Renzi, rivolgendosi a Letta. Subito al voto perché il centrodestra è spaccato, la richiesta di Civati. Mentre Cooper lo attacca il sindaco, nessuno pensi di fare a meno degli iscritti e di cavarsela da solo. Il messaggio di Letta, non sono con voi, ma voterò assente Bersani. Berlusconi mobilita la piazza contro il voto di mercoledì sulla decadenza da senatore. È un golpe, attacca il Cavaliere che riapre la sfida istituzionale, evocando la grazia da parte del capo dello Stato, mentre il vice premier Alfano attacca gli estremisti di Forza Italia. Violentano il Cavaliere, spara alle spalle come un terrorista, replica Daniela Santanchè. A Ginevra storico accordo sul nucleare iraniano, l'intesa raggiunta nella notte tra le potenze occidentali e Teheran prevede un tetto all'arricchimento dell'uranio per evitare usi militari e maggiori ispezioni. In cambio sanzioni alleggerite. Ora il mondo è più sicuro, il commento del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, gelo dal governo israeliano, è un cattivo accordo. Nessuna inchiesta giudiziaria, nessun illecito, ma un affare certo per la casa al Colosseo venduta dal sottosegretario Patroni Griffi. Prima affittata e poi acquistata appena 5 anni fa dall'INPS. Pagata 117.000 euro perché fatiscente e a rischio sismico, rivenduta ora con una plusvalenza di 623.000 euro. Passi falsi di Napoli e Milan negli anticipi. Il Parma con Cassano condanna Benitez al secondo KO consecutivo. Per i rossoneri solo un pari contro il Genoa. Non bastano nemmeno un rigore sbagliato da Balotelli e l'uomo in più. Decisiva per il futuro di Allegri la Champions, martedì con il Celtic. Oggi la Juve a Livorno cerca i tre punti per sorpassare la Roma impegnata domani con il Cagliari. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale della 7 e buona domenica. Apriamo con la convention del Partito Democratico in corso oggi a Roma e che ha investito ufficialmente i tre candidati alla segreteria del partito, Renzi, Cooperlo e Civati. Una straordinaria prova di partecipazione, ha detto l'attuale segretario Guglielmo Epifani, che anche ha risposto agli attacchi di ieri di Silvio Berlusconi e li ha definiti parole sgangherate al di là del bene e del male. Ma alle RGFE si è parlato soprattutto di futuro in un clima di conciliazione, soprattutto dei tre pretendenti alla segreteria, che hanno chiesto al governo un cambio di passo. Prima un minuto di silenzio per la Sardegna, poi l'annuncio. Renzi al 45,3%, Cooperlo al 39,4%, Civati al 9,4%. Questi primi dati ufficiali dei circoli incassati dai tre cavalli di razza ai blocchi di partenza delle primarie del PD del prossimo 8 dicembre, annunciati al via della convention del PD in corso da stamattina all'Ergife di Roma. Parte così il countdown delle primarie. L'8 dicembre io voto perché le primarie sono aperte, si legge sullo sfondo. E a votare ci sarà anche il premier Enrico Letta, che per oggi si tiene lontano dal palco. Solo un messaggio. Le primarie sono una prova di partecipazione contro il populismo rabbioso, scrive Letta. Poi un appello all'unità. Dalla crisi si esce insieme. La sala è gremita, ma non si può non notare un'assenza eccellente, quella dell'ex segretario Bersani. Ad aprire i lavori tocca ad Epifani, il segretario traghettatore, che lancia subito un appello al segretario che verrà. Rinnovi il partito, perché solo così saremo credibili nel chiedere il rinnovamento degli altri. Ma poi l'avvertimento a Letta e al suo governo. Stiamo attenti alle tensioni sociali. La crisi del paese senza politiche redistributive corre il rischio di non essere risolta. Sul palco della convention sale poi l'escluso Gianni Pittella, che dai circoli ha incassato il 5,8% e che ora conferma la sua apertura a Renzi. Poco prima di mezzogiorno scatta l'ora dei big. Il primo, Pippo Civati, le cose cambiano cambiandole, il suo hashtag. La prossima volta la convenzione ci deve essere pure Sel. Poi Civati si scusa per le polemiche sul caso Cancellieri, ma un partito come il nostro deve avere un'identità e una coerenza. Non è un disagio contro nessuno, Letta, i suoi ministri stanno facendo un lavoro straordinario. Non è questo il problema. Il problema è che nello schema politico attuale
mi ci ritrovo a fatica e penso, con tutto il rispetto che provo e tutta la soggezione che ho verso Giorgio Napolitano, che questo schema sia troppo impegnativo per una forza di alternativa con il Partito Democratico. Tocca poi a Gianni Cuperlo, che taglia subito corto. La destra si è spaccata e sta chiudendo una pagina del ventennio, e lo scontro sarà tra una visione padronale della democrazia e la scommessa di un conservatorismo di matrice europea. In mezzo c'è un governo che adesso non ha più alibi e deve scuotere l'albero perché i frutti cadano a terra. Ora, io chiedo a voi, chiedo a me stesso, a tutti noi, ma c'è una sola ragione per cui dovremmo aspettare il 9 di dicembre? Ma l'avvertimento più forte va al suo avversario Renzi. Nessuno pensi di fare a meno degli iscritti e di cavarsela da solo senza questa umanità. E ancora, il segretario non può essere un secondo lavoro. E se a un partito tu togli gli iscritti, è come levare le gambe al tavolo. Semplicemente non è più un partito e nasce un'altra cosa che non per forza sarà migliore. Scatta l'ora di Matteo Renzi, che punta dritto al governo Letta. Letta ha usato la nostra pazienza, usi le nostre idee, non sia passatempo per il semestre UE. E a Cuperlo dice, non possiamo essere il volto peggiore della sinistra, quello che non ha fatto il conflitto di interessi e che ha mandato a casa Prodi. Se a questo giro è capitato a me di essere in testa, e vedremo che cosa succederà l'8 dicembre, questo significa che questo partito è veramente libero e scalabile da chiunque. Se ce la faccio io. E dalla Convenzione Democratica non poteva restare fuori la questione sulla questione della decadenza di Silvio Berlusconi. Per quanto ci riguarda, ha detto Epifani, il 27 saremo impegnati in Senato ad approvare, secondo sentenza e secondo legge, una scelta in favore della decadenza di Berlusconi. Del resto, l'ex presidente del Consiglio ieri ci è andato giù duro, ha alzato i toni appunto in previsione del voto di mercoledì 27 novembre. Al di là del bene e del male, una frase totalmente sgangherata e totalmente inutilmente pesante che mi stupisco che l'abbia potuta pronunciare. È questo il commento del segretario del PD Epifani alla parola colpo di Stato e al discorso pronunciato ieri da Silvio Berlusconi. Parole, quelle del cavaliere, che arrivano a pochi giorni dalla data impressa nell'agenda di Berlusconi, mercoledì 27, il giorno del voto sulla decadenza. Si rivolge alla piazza, ma soprattutto torna a chiamare in causa direttamente Napolitano, Berlusconi. Non chiederò mai la grazia al presidente, spiega il cavaliere. È una questione di dignità, ma, sottolinea, dovrebbe essere lui a darmela attraverso una iniziativa personale. Sarebbe un modo, spiega Berlusconi, per risparmiare a chi ha guidato per molti anni il governo dell'Italia l'umiliazione dei servizi sociali. Alla convention dei giovani di Forza Italia a Roma, il cavaliere chiede alla platea e a tutti i suoi una prova di forza in piazza proprio mercoledì 27 per contestare quello che definisce appunto un colpo di Stato. Non accetteremo questo golpe senza reagire. Sfido la sinistra, protesta Berlusconi, che poche ore prima aveva annunciato prove dagli Stati Uniti per confutare la sua condanna, scaturita da un processo con intenzionalità politiche e da una magistratura di parte. Al cavaliere in mattinata erano arrivate le parole di sostegno degli scissionisti del nuovo centrodestra, con Alfano che parla dell'alleanza ma soprattutto torna ad attaccare i falchi. C'è gente, dice il vice premier, che vuole bene a Berlusconi, che resta nel centrodestra, semplicemente stanca però dell'idea che il nostro movimento possa finire nelle mani di estremisti che violentano ogni giorno la serenità, l'equilibrio del cavaliere. Alfano spara alle spalle come i terroristi. Questo è il commento di Daniela Santanchè. Una questione, quella della decadenza, che si intreccia con l'iter della legge di stabilità che deve essere approvata in Senato prima di mercoledì, prima del 27, appunto il giorno in cui il Senato dovrà votare la decadenza. E questo perché la manovra naturalmente non può attendere. Il Presidente del Senato Grasso ha detto di non avere nessuna intenzione di rimandare questo voto su Silvio Berlusconi. Vediamo allora quali sono le ultime modifiche apportate alla legge ancora oggi in Commissione Bilancio. Casa, cuneo e pensioni. Le modifiche alla legge di stabilità si muovono lungo queste tre direttrici principali.
C'è il nodo, più politico degli altri, delle tasse sulla prima casa, che oggi dovrebbe finalmente trovare una soluzione sotto forma di emendamento presentato dal governo. E ci sono poi le platee dei beneficiari del taglio fiscale in busta paga da restringere e quella dei pensionati che vedranno rivalutato il loro assegno da allargare. Sulla casa fino a tarda sera si è lavorato per reintrodurre le detrazioni standard sulla cosiddetta TASI, tassa sui servizi indivisibili forniti dai comuni. L'ultima versione dell'emendamento prevede uno sconto di 25 euro che i comuni potranno anche innalzare. Una settimana fa lo sconto oscillava tra i 50 e i 125 euro, ma la mancanza di coperture lo ha ridotto a 25 e per far ciò il governo dovrà rastrellare 500 milioni di euro da altre voci di bilancio. In questo modo sarebbero esentati dal pagamento della nuova tassa sulla prima casa, secondo i calcoli della UIL, circa 1.800.000 famiglie italiane che vivono in abitazioni accatastate come popolari e ultrapopolari. Ma sulla casa si attende anche il decreto che martedì dovrebbe cancellare definitivamente la seconda rata IMU di quest'anno. In realtà, tra le pieghe della bozza del documento, si scopre che i proprietari di prima casa dovrebbero comunque versare l'imposta sulle pertinenze, garage, cantina, terrazzo, quando se ne hanno almeno due. Inoltre, con ogni probabilità, dovranno pagare la differenza nel caso i comuni abbiano innalzato l'aliquota nell'ultimo anno. Sempre la UIL ha quindi ipotizzato che il 16 dicembre una buona fetta di famiglie italiane dovrà comunque versare una qualche somma all'erario a titolo di imposta sulla prima casa per il 2013. Per tornare alla legge di stabilità, invece, è stata approvata dalla Commissione Bilancio del Senato la correzione del governo in tema di cuneo fiscale. A beneficiare del taglio delle tasse in busta paga saranno solo i lavoratori sotto i 35.000 euro di reddito all'anno. Per loro arriverà un aumento dello stipendio netto circa 20 euro al mese. Qualcosa in più la otterranno anche i pensionati che ricevono un assegno fino a 4 volte il minimo INPS. Per loro è prevista la rivalutazione piena della pensione, 100% dell'inflazione, mentre per le cosiddette pensioni d'oro sarebbe previsto un contributo di solidarietà per chi riceve un assegno mensile superiore ai 6.740 euro lordi. La notizia di portata storica è arrivata nella notte. C'è un accordo tra l'Iran e la comunità internazionale sulla questione nucleare. Dopo anni di stallo, infatti, l'Iran si impegna a limitare il programma e soprattutto permettere regolari controlli degli ispettori e in cambio avrà un alleggerimento delle sanzioni che stanno strangolando la sua economia da parte della comunità internazionale. Per Barack Obama si tratta di un fatto storico. Il Presidente degli Stati Uniti dice che da oggi il mondo è più sicuro, ma molto meno sicuri sono invece gli israeliani. Sono stati 4 giorni di negoziati difficili, ma oggi abbiamo raggiunto un accordo con l'Iran sulla via da seguire. Dopo 10 anni di tentativi infruttuosi, questa è una tappa importante per il dialogo. Sono le 3 di notte quando Catherine Ashton dà l'annuncio. In piedi, vicino a lei, ci sono i protagonisti dei lunghi colloqui che per giorni hanno concentrato l'attenzione mondiale su questo albergo di Ginevra. Si tratta del primo passo di un cammino lungo e difficile, un'intesa limitata a 6 mesi di tempo che prevede un alleggerimento delle sanzioni, che porterà nelle casse di Teheran circa 7 miliardi di dollari in cambio della sospensione del programma iraniano. Nell'accordo è previsto che l'arricchimento dell'uranio non dovrà superare il 5%, soglia per produrre armi atomiche, mentre l'uranio arricchito al 20% dovrà venire diluito. Teheran potrà accedere agli oltre 4 miliardi di dollari congelati dalle sanzioni e che sono proventi della vendita di greggio. Intanto proseguiranno le ispezioni internazionali. I colloqui di Ginevra, che ancora ieri sembravano destinati al rinvio, si trasformano dunque in una tappa storica. La comunità internazionale può dirsi soddisfatta. La diplomazia comincia dunque a dare i primi frutti. I volti sono stanchi ma sorridenti. Il capo negoziatore iraniano Zarif, rompendo il protocollo, si lascia andare ad un abbraccio con il collega francese Fabius, che però ricambia tiepidamente tanto entusiasmo. Questo è solo un primo passo, dice Zarif, ma si tratta di un risultato importante. Dobbiamo lavorare insieme sulla base degli stessi principi di parità, di rispetto reciproco e beneficio comune. L'eco dell'intesa raggiunta arriva oltre oceano. Barack Obama parla alla nazione. Si tratta solo di un primo passo, ma abbiamo ottenuto un grande risultato, cui seguirà fra 6 mesi un nuovo negoziato che affronterà tutte le preoccupazioni portate dal programma iraniano, spiega il presidente degli Stati Uniti. Difficile prevedere se l'intesa rafforzerà Obama. I repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera, non hanno mai visto con favore le aperture a Teheran. Questo accordo avrà conseguenze anche per la politica estera di Washington. L'alleato israeliano ha rinnovato la sua preoccupazione.
Quello che è stato raggiunto, dice il premier Netanyahu, non è un accordo storico, si tratta di un errore storico. Oggi il mondo è diventato un luogo molto più pericoloso perché il regime più pericoloso al mondo ha fatto un passo significativo per ottenere le armi più pericolose al mondo. Da Teheran il presidente Rouhani ribatte: l'Iran non ha mai cercato di ottenere armi nucleari e mai cercherà di ottenerne. Nell'accordo il diritto all'arricchimento dell'uranio sul suolo iraniano è stato accettato e continuerà ad essere applicato nei siti di Natanz, Fordo, Arak, Isfahan e Bandar Abbas. Ecco, ma dalla presa di posizione rigida del premier israeliano Netanyahu implicitamente prende le distanze il presidente Peres, che ritiene che questo accordo abbia solo un carattere transitorio. Il suo successo e il suo fallimento, ha detto, vanno giudicati sulla base dei fatti e non delle parole. Adesso torniamo in Italia, perché suscita interrogativi, benché non si ravvisino reati, la notizia riportata oggi dal Fatto Quotidiano della plusvalenza ottenuta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi nella vendita di un appartamento che aveva comprato 5 anni fa dall'INPS. Filippo Patroni Griffi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha venduto il 13 novembre, atto trascritto il 18, l'appartamento a 2 passi dal Colosseo, 800.000 euro. La notizia in prima pagina sul Fatto Quotidiano di oggi è di quelle che fanno scalpore, non solo per la suggestione del Colosseo, inevitabile rimando al caso Scajola, ma perché quella casa esattamente 5 anni fa Patroni Griffi, all'epoca ministro del governo Monti, l'aveva comprata dall'INPS per 177.000 euro e la cosa aveva già scatenato polemiche, poi rientrato. Ma andiamo con ordine. In quei 109 metri quadri venduti 10 giorni fa, Patroni Griffi va ad abitare nel 1986, quando da Napoli si trasferisce a Roma per ragioni di servizio. È un magistrato amministrativo. Nel 2003 lo Stato inserisce l'immobile fra quelli di pregio, la zona e la tipologia lo consentono. I condomini però fanno ricorso, sostenendo che le altre case di proprietà INPS in giro per l'Italia sono vendute agli occupanti a prezzi più bassi e vogliono essere equiparati. Nel 2005 una sentenza del Consiglio di Stato, da loro ragione, stabilisce che in effetti quell'immobile a 2 passi dal Colosseo non è di pregio, è fatiscente, ha carenze nell'impianto idrico, lesioni alle pareti e contenitori in Eternit. In quel periodo Patroni Griffi è presidente di sezione proprio al Consiglio di Stato, sottolinea il Fatto, e a difendere il condominio è Carlo Malinconico, ex giudice del medesimo Consiglio di Stato con ruolo di governo all'epoca Monti, e costretto a dimettersi per essersi fatto pagare le ferie all'hotel Pellicano di Portercole da un imprenditore. Di qui le accuse a Patroni Griffi di scarso senso dell'opportunità, di conflitto di interessi, di bontone istituzionale. Naturalmente non si tratta in nessun caso di reati, nessun profilo giudiziario. Ma sono queste le ragioni per cui la notizia della vendita a prezzo di mercato e della plusvalenza di 623.000 euro è destinata a riaprire la discussione e a rimbalzare, forse, su Palazzo Chigi. Il premier a fianco di Patroni Griffi, tutto è regolare, il commento che arriva dall'entourage di Enrico Letta. Quanto all'interessato, per adesso nessuna nota formale. Chi gli ha parlato sostiene che si attesterà sull'argomento già speso in passato, che i prezzi bassi della vendita INPS hanno riguardato non solo lui ma tutto il condominio. Ora la Sardegna che lavora e si rimbocca le maniche per far fronte alle devastazioni dell'alluvione, continua anche il maltempo, la situazione è davvero difficile, come ce la racconta il nostro inviato Gui Chiappaventi. La piazza di Bitti in Barbagia corre proprio sopra il rio Cucureddu. Il fiume è stato intubato sotto la strada principale. L'ingegnere comunale che lavora in via Cavallotti, dove si è aperta una voragine, avverte i passanti. Fate attenzione, stiamo volando. Il canale ha eroso le spallette dell'argine e lo ha portato al collasso. Sotto il livello stradale si vedono le fondamenta delle case appoggiate proprio sul letto del rio. Un albero secolare con radici di 0,5 metro è sprofondato nel vuoto sotto il calpestio. I vecchi conoscono bene la storia del paese. Paese, c'è un fiume dall'alto in basso. Dove c'è il fiume? Nel centro del paese ce n'è uno. E quello è tutto costruito, c'è una strada. È passato sotto la strada, sotto questa piazza. E scende giù. Il fiume attraversa tutto il paese. Tutto il paese. Ed è tutto costruito. Nella chiesa di San Giorgio i bambini del corso di catechismo portano un secchio, una pala e una scopa. Sono i simboli della resistenza della Barbagia, che non si piega all'alluvione. Un contadino del paese, Giovanni Farre, 60 anni, è disperso da lunedì pomeriggio. Don Alessandro chiede una preghiera per l'uomo. Questi giorni dobbiamo pregare anche per noi. Avete visto che l'acqua di lunedì ha fatto veramente tanti danni
in tutta la Sardegna, ci ha un po' spaventato tutti quanti, e ci sono delle persone, come sapete, che non ci sono più. E anche a Bitti noi continuiamo a pregare per Giovanni, che non è ancora stato ritrovato, per la moglie, per i due figli e per tutti i loro cari. Farre è stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre era andato col figlio a salvare gli animali da cortile nella sua casa sulla strada per Onanì. Le ricerche si estendono per chilometri lungo il corso del fiume che adesso si è svuotato. Il paese di Onanì è isolato da una settimana. La strada è saltata in almeno due punti. I vecchi ponti hanno retto. Le opere di ampliamento più recente sono crollate. Dopo poche ore di tregua, l'allerta meteo è stata prorogata almeno fino alla mezzanotte di oggi. Nelle zone colpite dall'alluvione che lunedì scorso ha devastato la Sardegna e provocato la morte di 16 persone. La situazione è sotto controllo, ma rimane la paura per quello che potrebbe ancora accadere. La temperatura oggi è scesa sotto i 10 gradi. Tra le priorità nei comuni più colpiti c'è il ripristino delle condutture fognarie e la potabilizzazione dell'acqua. L'ASL di Olbia ha lanciato un allarme epidemie nel timore di infezioni da tetano tra coloro che sono in queste ore all'opera nei locali invasi da acqua e fango o sulle montagne di rifiuti che si sono accumulate nelle strade. Le principali regole per evitare i rischi: bere e lavarsi le mani solo con acqua potabile e l'uso di mascherine e guanti. Moltissimi volontari continuano a spalare per liberare le case. Sono al lavoro anche i tecnici delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS. Intanto diminuisce il numero degli sfollati, 871 nell'isola, 644 sono stati ospitati da parenti e amici, 227 in parrocchie, strutture comunali e altri edifici pubblici. Per loro sono stati previsti dei contributi. E domani parte il piano operativo con sportelli informativi nelle piazze principali delle zone colpite. Entro la fine di dicembre dovrebbero arrivare i contributi, 600 euro al mese per nucleo familiare, 200 a persona. E quanto prevede la prima ordinanza del commissario per l'emergenza, Giorgio Cicalò, che ha anche fatto sapere che per la stima dei danni dei 60 paesi colpiti bisognerà attendere almeno due mesi. Dopo la visita del ministro dei trasporti Lupi, oggi è arrivato ad Olbia e nel Nuorese il ministro dell'Ambiente Orlando, al quale il presidente della regione Cappellacci ha chiesto lo sblocco del patto di stabilità, l'allentamento della pressione fiscale e procedure straordinarie. Nel resto d'Italia, dove arriverà un'ondata di aria gelida, la nuova allerta meteo della Protezione Civile riguarda tutto il sud, ma in particolare la Calabria. Ecco, per chi volesse aiutare le popolazioni alluvionate della Sardegna, vi ricordiamo la sottoscrizione promossa dal nostro telegiornale, dal TG La 7 e dal Corriere della Sera. Quello che vedete è l'IBAN in sovraimpressione, potete donare qualunque cifra, anche una piccola cifra sarà molto utile per queste popolazioni così duramente colpite che non possono aspettare i contributi pubblici che, come avete visto nel servizio, avranno bisogno di qualche tempo per poter arrivare. Questo numero dell'IBAN che vedete in sovraimpressione lo potete trovare anche nel nostro sito tglasette.it, dove più agevolmente potrete trascriverlo e quindi donare dei soldi. Adesso Genova, dove è rientrato il blocco dei trasporti pubblici che da 5 giorni paralizzavano la città, da sciopero indetto dai lavoratori che si opponevano alle privatizzazioni dei servizi. Dunque è rientrata la normalità, ma non mancano le tensioni. Le 5 giornate di Genova sono finite, l'accordo sul futuro di AMT, l'azienda del trasporto pubblico, è stato trovato, i bus e le metropolitane tornano a girare mettendo fine allo sciopero selvaggio che fino a ieri aveva paralizzato la città. L'intesa tra i sindacati, il comune, la regione Liguria e i vertici dell'azienda però spacca il fronte della protesta. Da una parte c'è la soddisfazione dei sindacati e del 70% dei dipendenti per il via libera, i 4 punti fondamentali, la tutela del patrimonio aziendale, il mantenimento dell'azienda pubblica e non privatizzata, il rinnovo delle flotte e la salvaguardia dei salari.
Dall'altra invece, per il 30% dei lavoratori, la bozza era da respingere, anzi bisognava proseguire la protesta e portarla a Roma. Nei prossimi giorni ci sarà un referendum sull'accordo che prevede l'impegno della Regione Liguria a rendere operativa la nuova legge regionale sul trasporto pubblico locale entro la fine del 2014. Il Comune dovrà versare entro il prossimo anno 4,3 milioni di euro, recuperando altri 4 milioni dalla riorganizzazione aziendale, senza intaccare negli stipendi, negli orari dei dipendenti, evitato così l'effetto domino, difficile da fermare su scala nazionale, almeno per il momento. Il tema delle privatizzazioni è infatti un tema caldo in molte città italiane. A Parma il sindaco 5 Stelle Pizzarotti, in accordo con la provincia per coprire alcuni buchi di bilancio del comune, ha lanciato una gara pubblica per privatizzare la TEP, la società del trasporto locale della città, con il bilancio in attivo, ma non è arrivata mai nessuna offerta. Decisione in totale contrapposizione con la linea dettata dal leader del suo movimento, Beppe Grillo, durante la marcia di Genova con i tranvieri. I trasporti sono beni pubblici che non possono essere svenduti ai privati, aveva detto Beppe Grillo, sfilando appena venerdì per le strade di Genova. Non va meglio a Roma dopo il recente scandalo dei biglietti clonati. Gli autisti sono pronti a scendere in piazza come i colleghi liguri per salvaguardare l'ATAC da un possibile ingresso di FS. Il recente accordo firmato dai sindacati con la Compagnia dei Trasporti Pubblici di Roma, ridimensionamento dei dirigenti, più controlli dei ticket e revisione degli stipendi, è un tentativo di rilanciare l'azienda allontanando lo spettro della privatizzazione. Siamo allo sport con la 13ª giornata di campionato di calcio. Si è aperta ieri con il successo del Chievo nel derby con il Verona. In serata è arrivata la sconfitta in attesa del Napoli al San Paolo contro il Parma e il pareggio del Milan contro il Genova, un risultato che ha fatto scattare la rabbia dei tifosi rossoneri. La contestazione fuori dallo stadio, la conferma ma a tempo di Allegri in attesa della delicata trasferta di Champions a Glasgow fra poco più di 48 ore. È un momento particolarmente difficile per il Milan. L'1-1 di ieri sera con il Genoa ha riacceso gli animi dei tifosi, delusi per come si sta evolvendo la stagione. Circa 400 ultra rossoneri hanno bloccato per più di un'ora l'uscita della squadra da San Siro. È servito un confronto tra i leader della curva con Kakà e Abbiati per riportare la situazione alla normalità. Con un uomo in più per 60 minuti, dopo l'espulsione di Manfredini, i rossoneri hanno creato molto, incapaci però di finalizzare la grande mole di gioco, bloccati dalla paura di sbagliare e dai fischi del proprio pubblico. Se la faccia di Balotelli dopo l'errore su calcio di rigore è l'immagine emblematica della situazione rossonera, quella di Hamsik, uscito dal San Paolo dopo essere stato in campo neppure 10 minuti, lo è altrettanto del Napoli. Con il Parma è arrivato il secondo KO consecutivo dopo quello di 15 giorni fa con la Juventus e martedì ci sarà la fondamentale trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Benitez deve ritrovare in fretta i meccanismi di una squadra che sembra si sia fermata sul più bello. Problemi in attacco dove Higuain non riesce più ad essere pericoloso e difesa insicura, la rete di Cassano è indicativa. Oggi, per poco più di 24 ore, la Juventus proverà a mettere pressione alla capolista Roma. Contro il Livorno i bianconeri avranno problemi di formazione. In difesa non ci saranno Bonucci, Ogbon e Barzagli. Conte pensa all'arretramento del centrocampista Vidal. I giallorossi, che oggi piangono la scomparsa di Amadeo Amadei, storico attaccante del primo scudetto, saranno in campo domani sera contro il Cagliari con il lutto al braccio. Tornerà Gervinho, uomo fondamentale per Garcia. Il tecnico francese nella conferenza dell'antivigilia non ha esitato a dichiararsi perplesso sui rischi che comporterà giocare all'Olimpico a 48 ore da Italia-Argentina di rugby. Gli addetti alla Prato si sono messi al lavoro immediatamente dopo la fine del match e come vediamo nelle immagini la loro opera di ripristino sta proseguendo fattivamente anche in queste ore. Una breve pausa, a tra poco. Allora, eccoci qua. In questo breve spazio di tempo non è successo nulla di molto importante. Vi ricordo però che gli aggiornamenti li potrete sempre trovare sul nostro sito tgla7.it, mentre gli approfondimenti subito in TG Cronache con Raffaella Di Rosa, dove tra l'altro oggi comincia un'inchiesta appunto di TG Cronache sulla nostra scuola, sullo stato troppo spesso fatiscente delle scuole italiane. Grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Arrivederci.